Buongiorno, ben ritrovati con A Colazione Continua, la lunga diretta in compagnia di Super G sul nostro canale 16 del digitale terrestre. Cominciamo l'anno qui a Roseto degli Abruzzi, come ogni mercoledì. Il buongiorno vi arriva anche da Fabio Fedeli dietro le telecamere e dalla regia coordinata da Teram con Gianluca Iezzoni. Ma il buongiorno lo do soprattutto, il buon anno, ovviamente, buon anno a tutti Marco, voi, a Marco Borgatti, presidente delle guide del Borsanchio. Buon anno ancora, purtroppo buongiorno. Per noi non felicissimo. Buongiorno Marco, ovviamente il tema è uno ora che c'è qui a Roseto, che bolle in pentola, ed è quello relativo alla riperimetrazione dell'area del Borsacchio. C'è stata la notte tra 29 e 30 dicembre, non ve l'aspettavate, da 1100 lettere si è passati ai 24 attuali, deciso nell'ultima consiglio regionale, l'ultima finanziaria, ecco, deciso nell'ultimo consiglio regionale, legge di bilancio. E ovviamente voi vi state battendo per questa cosa. Negli ultimi 3-4 giorni sono state fatte manifestazioni, è partita anche una raccolta di firme, non solo qui a Roseto degli Abruzzi, ma in tutto il territorio, è teramano e non. Ecco, al momento, se c'è qualche novità, ecco, che noi non sappiamo. Allora, in sintesi, giusto per fare un rapido recap, no, possiamo partire anche dietro, tanto abbiamo tempo, di questa notte, perché così si capisce, perché ormai, dopo le prime notizie, ormai, diciamo, la questione sta diventando di livello nazionale, anche TV, servizi nazionali sono già usciti e stanno continuando a uscire e continueranno ad uscire, perché il concetto qual è? Praticamente in una notte 5 consiglieri, casualmente, certo un paio fuori regione, fuori provincia, hanno inserito alle 2:30 di notte questo emendamento nel sistema per poi votarlo. E la cosa meravigliosa è che, se uno ascolta la registrazione, qualcuno, probabilmente dai banchi della stessa maggioranza, dice al presidente del consiglio regionale, cos'è? Proprio si sente un consigliere dalla parte della maggioranza, dice cos'è, e lui risponde: ce l'avete caricato. Poi vota e dice: istituzione della riserva Borsacchio, maggioranza favorevole, opposizione contraria. Poi sì, qualcuno si è astenuto. C'è stato poi un richiamo per merito, che poi in un secondo momento il PD ha dato l'astensione perché non c'era stato niente. Ma poi andiamo a vedere. Sostanzialmente l'emendamento è 4 righe dove danno delle coordinate del nuovo perimetro, una relazione tecnica di 5-6 righe, che già definire una relazione tecnica di 5-6 righe dove ovviamente non c'è scritto nulla, e una cartina degli anni 70, perché ahimè, fra i mille problemi, che non è mai stata fatta la cartografia della linea di costa, che taglia la riserva da 1100 a 24 ettari. Vi do una notizia. Sì, la famosa cartina ce l'hanno, esatto, tutti. Una che non sono neanche 24 ettari, perché essendo la cartina datata, abbiamo circa 80, forse 100 metri di arenile di fronte ad esempio quella Casa Verde, quella villa diroccata sul mare. Quindi sono di meno di 24. E realmente sono sui 17. Per farvi capire, per quanto è stata distrutta, poi magari ne parliamo meglio, la pineta d'Annunziana, che appunto è una pineta, non è una riserva, è 85 ettari. Giusto per darvi un... Quindi ci ritroviamo 24 ettari sulla carta e 17. Qualsiasi discorso di sostenibilità ambientale, e soprattutto il discorso di creare un'economia turistica sostenibile, un'economia agricola di pregio, è crollata. Cioè, chi ci rimetterà? Le grandi famiglie che hanno la capacità economica di investire, somme anche alte, avranno carta bianca per realizzare quei progetti di grosse strutture che sono stati bloccati, i piccoli agricoltori che sono spariti lì da quelle voci, e le piccole famiglie normali che non hanno queste capacità finanziarie perdono tutte quelle linee di finanziamento. Il problema della riserva è stato non attivare. Quindi, ma mi intrometto, ma ovviamente se ne parla tanto, se ne parla nei bar, se ne parla nelle piazze, se ne parla dentro le case dei, non solo dei cittadini rosetani. La colpa che è data comunque dai tanti è che si è rimasti fermi al palo per tanto, forse troppo tempo. Allora, qui andiamo sul tecnico. Anche tornando al piano assetto naturalistico. Ci sono ovviamente delle colpe, ma è come se c'è un malato, e chi ha la responsabilità di curare quel malato
invece che curarlo lo uccide, perché questo è successo. La colpa non era la riserva, sappiamo tutti le motivazioni, e qui invito tutti coloro che ci ascoltano a comprendere un semplice concetto, e ve lo faccio con due esempi. Per curare un paziente, facciamo un esempio medico e un esempio col mare. Noi siamo a Roseto degli Abruzzi, c'è il mare. Se noi vogliamo curare una persona, c'è un medico, e intanto quindi dobbiamo trovare medici, non persone che non sono medici e che si spacciano per medici. E poi il medico non agisce da solo, ha un gruppo, c'è chi farà delle analisi, c'è chi farà dei referti, ci sarà un laboratorio analisi, ci sarà un altro medico che farà una terapia, eccetera eccetera. Un pescatore è uno degli attori che vive il mare, ma non è l'unico attore, e comunque deve essere un pescatore, non un non pescatore che dice di essere pescatore. Nella riserva cos'è successo? Un microgruppo informale, dove praticamente nessuno è agricoltore, e paradossalmente il portavoce fino a pochi giorni fa neanche risiede in Abruzzo, non a Roseto, risiede a Roma, hanno portato avanti delle false deduzioni. Vi voglio far fare una risata, poi andiamo sul tecnico, ma proprio 30 secondi concedimi. Ho visto un'intervista dove c'era un personaggio noto nella zona, non residente e non agricoltore, che parlava con altri due, uno sì agricoltore con un terreno all'interno della riserva ma non residente, e un altro che è residente ma non è agricoltore. Quindi diciamo la combinazione non si è mai innescata, che mentre parlavano e dicevano perché hanno portato il taglio della riserva, perché non si potevano lavorare i terreni, dietro c'era un trattore che fresava i terreni, dietro le immagini, non si potevano potare gli ulivi e si vedevano gli ulivi potati intorno, e non si possono fare B&B, e sullo sfondo si vedeva una struttura gialla, su cui non faccio nomi, che è proprio un B&B all'interno della riserva nato nel 2012. Questo al di là dell'aspetto, al di là dell'aspetto normativo, io vi invito a riguardare quel video e vedere gli ulivi potati, il terreno fresato e la struttura ricettiva lì, e non si potevano fare ristoranti, ovviamente erano in un parcheggio dove è presente un ristorante. Tutte queste combinazioni vi fanno pensare. Chiaramente questo pseudogruppo informale non riconosciuto, e qui la domanda: ma la regione Abruzzo, un ente, ci sono associazioni di categoria, ci sono tavoli perché non c'è solo l'agricoltura, attenzione, e lo dico, l'agricoltore, quello vero, con cui noi abbiamo anche rapporti a volte positivi, a volte conflittuali, noi lo rispettiamo sempre perché è un custode, quello vero del territorio. Vi dico solo che nel lontano 2009 ci fu una riunione degli agricoltori nella riserva, non dico il posto, in un locale a Cologna, dove qualcuno si lamentò che alcuni costruttori stavano chiedendo di acquistare quei terreni. Qualcuno ha venduto, tra l'altro il portavoce di questa associazione era uno dei proprietari di quella casa verde sul mare che fu invenduta all'imprenditore agricolo. Quindi l'unico passato all'interno della riserva è vendere a un costruttore una casa diroccata sul mare. Ma questo qui, questo agricoltore nel 2009, qualcuno si oppose, e noi con quegli agricoltori che erano piccoli, che non avevano grandi risorse, li abbiamo sempre sostenuti, perché loro, mi rimase impresso questo discorso, salto uno e lo chiudo così, che disse: voi avete venduto, io no, perché io qui ci sono nato, c'è nato mio padre, c'è nato mio nonno, queste sono le terre che abbiamo coltivato per generazioni e ci vogliamo rimanere. Marco, ieri mattina è partito il tam-tam delle rimostranze, manifestazioni, abbiamo parlato prima, voi eravate a Pescara, Piazza Salotto, col WWF, Legambiente, Presidente Caserta, c'erano tutte le associazioni ambientaliste un po' più importanti, ecco, il territorio. Qui a Roseto è stata fatta una conferenza del gruppo politico di Italia Viva, sono state lanciate alcune proposte, si può riparare? Allora, la regione è recidiva, il provvedimento è chiaramente viziato. Cioè, lo sa anche un tombino che si occupa di queste cose, che il procedimento è sbagliato, perché è una
rimanendo semplici per norme quadro nazionali, questo tipo di interventi devono essere fatti in concertazione con l'ente locale, proprio legge nazionale. Ed è già successo, è successo per il parco Sirente Velino nel 2019 o 2020, la Corte Costituzionale l'ha bocciato, la stessa operazione, eh sì. Emendamento, Consiglio regionale, senza relazione, senza intervento, senza conferenza con gli enti si locali. Si dovrebbe arrivare però fino alla bocciato. Corte Costituzionale. Sì, ma guarda, il problema è chi ci si arriverà, ma qual è che cosa ha generato? Questo emendamento cadrà, cioè su questo non c'è, ma cosa succederà? Questo è quello che questi, io ve lo dico, folli. Il PAN era quasi arrivato. Il PAN che avrebbe consentito contro il mio, cioè noi ambientalisti siamo contro il 40% di ampliamento, ma oggi noi siamo a Roseto, se un cittadino vuole ampliare casa sua del 40% non lo può fare, in riserva l'avrebbe potuto fare, avere quei fondi, lasciamo perdere. Ma cosa succederà? Il PAN che fine farà? Si aspetteranno 1, 2, 3 anni che ci sia questa cosa della Corte, nel frattempo chi farà un intervento? Il primo intervento che non si poteva fare in riserva sarà oggetto del ricorso, quindi il primo che si muove sarà il primo oggetto di ricorso. Cosa succederà? Ancora stallo, ancora immobilismo, ancora persone, anche quelle contrarie, bloccate proprio a un passo dall'attivazione della riserva, perché ricordiamo, sempre cerco di parlare semplice, dentro una riserva tutti vivono in maniera normale, come ogni cittadino in Italia, si lavora, si dorme, si fa imprenditoria, esiste solo un vincolo che è la sostenibilità, molto è concesso, non esistono limiti nelle norme transitorie, non esistono limiti nelle norme quadro all'agricoltura e alle attività silvopastorali, non possono essere fatti alcuni interventi specifici, perché ti dicono, per essere sostenibili ci vogliono delle regole che ci dicono come fare, tradotto, devi fare l'ascensore, bisogna fare la tettoia, vediamo come farlo, ci vogliono delle regole che dicono di che colore e di che materiale, ma poi si può fare, cosa è mancato? La regola per fare quella tettoia, per far incattivire quella persona che magari non è neanche giustamente consapevole, ma la realtà era altro, molti di quei terreni sono stati comprati da costruttori, lecitamente, che certamente, giustamente, fanno costruzioni edili, fanno palazzine e villaggi turistici, di certo non hanno comprato terreni per fare gli agricoltori. Ora ovviamente una domanda a Marco Borgatti da cittadino, da cosa è partito tutto questo, possiamo dire, questo emendamento? Dentro la finanziaria si votava ovviamente la legge di bilancio, sì. Alle ore 3, perché è stato fatto in un orario non consono, ecco? Perché è risaputo che queste, diciamo, votazioni estenuanti, serrate degli emendamenti del bilancio vengono in genere votate proprio a catena, infatti si vede nei lavori consigliari, e in modo tale anche da non far rendere conto. Voglio fare solo una importantissima premessa, perché molti in maniera veramente, cioè io ribollo, perché io sono un volontario, non sono pagato per studiare le carte eccetera, ma vedere consiglieri regionali che affermano, ve lo dico, palesemente in falso, senza neanche aver letto un taccuino, mi ribolli il sangue, perché io lo faccio per amore, per passione, ma tu lo devi fare perché sei un rappresentante dei cittadini d'Abruzzo, sei giustamente pagato per fare questa attività e tu giustamente la devi fare. Cioè, quando si dice che la stessa cosa dell'istituzione è una falsità cosmica, intanto la riserva è frutto di 20 anni di battaglia sul territorio, sono nati comitati eccetera eccetera, ma sorvoliamo su questo. Nel 2004 fu presentata una legge con la riserva bene o male come era fino a qualche giorno fa, votata da 17 consiglieri, firmata da 17 consiglieri di centrodestra e di centrosinistra, 17. L'anno seguente quella proposta fu inserita nella legge di bilancio. Legge di bilancio. Cioè non fu presentata in una notte, fu presentata l'anno prima con 17 sottoscrizioni, dopo una battaglia di 20 anni, e se uno mi dice ci poteva essere più coinvolgimento, sicuramente, ma intanto c'è stato. E se poi uno, le persone si contraddicono da sole. Se uno dice è stato sbagliato, ammesso che non è andato così, ma diciamo che è andato così per assurdo, e allora tu, se quello era sbagliato, rifai lo stesso errore. Quindi non capisco la logica. Marco, avete ricordato anche
diversi post ovviamente in questi ultimi giorni sulla pagina Facebook delle guide del Borsacchio, non solo con dirette e anche con alcuni post, foto importanti che ovviamente raffigurano la bellezza della riserva, anche chi ha lottato in questi ultimi anni, sì, ricordate il dottor Braga che è scomparso appena avete ricordato Franco Sbrolla, avete ricordato. Tra l'altro ieri c'è stato un piccolo momento di commozione, questo lo dico anche per i familiari, perché appunto stavamo riguardando i vari appelli che abbiamo fatto in questi lunghissimi anni e per esempio ci siamo ritrovati delle note, degli appunti proprio scritti da Emilio Braca, Franco Sbrolli, Pio Rapagnà. Abbiamo anche ritrovato ieri non proprio dei carteggi, diciamo così, anche se non è il termine giusto perché comunque già l'era digitale, quindi delle mail che ci siamo scambiati con dei tecnicismi, dei pareri su come migliorare degli aspetti sia comunicativi sia pratici per la gestione, e quindi chissà queste persone oggi come vedrebbero questa cosa, vabbè, lo sappiamo tutti, ma tanto ormai è diventato, al di là dei falsi pretesti, perché non ce l'ho nemmeno con questi 3-4, non ce l'ho nemmeno con loro, per l'amore di Dio, guardate, il problema è proprio la politica, cioè fateci caso, i maggiori promotori, non, cioè ovviamente è un'operazione antipatica, non solo una cittadinanza o una provincia, ma sta diventando un'operazione odiosa per l'intera Italia. E non sono ben visti questi soggetti, infatti noi riceviamo migliaia, decine di le nostre pagine social, i nostri canali sono invasi, ma così come quelli delle altre associazioni, di messaggi, ci scrivono dalla Spagna, addirittura da Bruxelles, ci sono gruppi eccetera che sono pronti a finanziare, cioè come si fa nel 2023, e io chiudo con questo, poi chiedimi quello che vuoi, dove anche per vendere un fustino di detersivo bisogna scrivere sostenibile, dove tutte le linee di finanziamento per lo sviluppo turistico del territorio passa, diciamo, dall'Europa per la sostenibilità, tutti quei soldi che arrivano sono destinati a quello, tu dici non posso fare una piscina, non posso fare un villaggio da collina a mare e praticamente getti un'intera economia, gli ultimi o le persone normali, medie, nel caos, senza fondi, perché i soliti piccoli, pochi e potenti a quanto pare facoltosi, diciamo, vogliono mangiare tutto, andiamoci chiaro. Marco, ovviamente ci avviciniamo alla conclusione della trasmissione, quali saranno i prossimi step, soprattutto per quanto riguarda le guide del Borsacchio, poi le altre associazioni? Poi è montata una rete, il primo passo è chiunque vuole aderire, la prima fase è ovviamente petizioni, manifestazioni, raccolta firme, e vi invitiamo già il 6 e il 7 gennaio in Piazza della Libertà, alias Piazza della Stazione per molti, a Roseto degli Abruzzi. Seguite le pagine e vi daremo gli orari, però ci saremo mattina, pomeriggio e parte sabato, di sera, sabato e domenica. Intanto potete aderire se ci sono associazioni, gruppi, potete mandare una mail a delegatoabruzzo@wwf.it per aderire, mandate una mail di adesione e faremo un appello da sottoscrivere da parte di singoli e cittadini e associazioni, e poi ci sarà il secondo passo, questa spinta al comune di Roseto, perché il comune si è dichiarato contrario, con un comunicato stampa. È stato convocato, leggo dalla stampa, la conferenza dei capigruppo, che lunedì prossimo è il passo preliminare per un consiglio straordinario, e già adesso, poi saremo più pratici, chiediamo una mozione, una delibera in cui si rivendichi il diritto dell'ente locale di intervenire nel processo decisionale, cosa che non è stata rispettata, e con questo fare un primo tentativo per chiedere, diciamo, l'annullamento, parlo semplice, di questo, diciamo, provvedimento, cosa che comunque è difficile, ma sarà per noi il primo passo per andare a quei ricorsi successivi fino alla Corte Costituzionale. Si potrebbe fare il prossimo consiglio regionale? Questo sta ai consiglieri regionali, quindi se i consiglieri regionali... Si potrebbe. Ma proporre, allora, cancellazione una legge, l'istituzione è la legge, una modifica una legge, un ripristino è una legge, quindi qualcuno potrebbe proporlo e potrebbero votarlo. Io mi permetto un consiglio e lo do all'attuale maggioranza, guardate che veramente è una figura
colossalmente barbina, cioè non è giustificabile in Italia e in Europa questa scelta con queste motivazioni. Cercate di un passo falso nella vita, lo possiamo fare tutti, cercate di rimediare a questo passo falso, anche perché, e ormai lo sappiamo tutti nei detti lavori, non proprio tutti, neanche nella maggioranza, sapevano di questo emendamento. Mi permetto però di dire, c'è qualcuno che dice, in questi ultimi giorni ha detto che se non ci fosse stata, ci fossero state le elezioni imminenti il 10 marzo, nessuno si sarebbe accorto della cosa. No, allora, vabbè, noi siamo topi da biblioteca, io non sono l'unico ovviamente, ma in molti seguiamo sia la questione del borsacchio, ovviamente sia... no, la questione non ricade su di voi, ovviamente, no, siete su, ecco, sulla voce, no, popolare. Guardate, mi è capitato anche di far confronti, ognuno ha le sue idee e quindi io non entro in merito, e ogni partito ha diritto a dire quello che vuole, sia pro e contro, fa parte della democrazia. No, assolutamente. Quello che voglio dire è, il caso sarebbe montato in ogni momento, in ogni istante. La cosa che almeno io personalmente, e sicuramente come l'associazione che rappresento, non ci piace e non vorremmo, al momento non c'è, che ci fosse una strumentalizzazione. È ovvio, il fronte contrario è enorme, è un qualcosa di mostruoso e bipartisan, va anche nelle parti dell'elettorato del centrodestra. Anche la nostra associazione ha dentro tantissime persone, siamo oltre 1000 iscritti, ovviamente ci sono sensibilità diverse con un fattore comune, la tutela e il rispetto dell'ambiente. Quindi, però il mio invito è sì, ognuno, però io se vedo che, non so, salviamo la riserva borsacchio, vota tal dei tali, io non dico cosa dico, però non sarei affatto garbato, cioè è una battaglia collettiva, così come la riserva è un bene comune, un bene collettivo, non è un bene di qualcuno e non si deve fare speculazione da una parte e dall'altra, si possono confrontare le idee ma non fare campagna elettorale su questo tema. Marco, ovviamente abbiamo detto tutto, sarebbe tanto altro, ovviamente non basterebbe al momento un paio d'ore per raccogliere il tutto. Abbiamo detto i prossimi step, sì, 6 e 7 sabato e domenica, farete qualcosa lì, guarda, in piazza, 6 e 7 vi invitiamo tutti, perché abbiamo l'obiettivo almeno di 1000-1200 firme, ma cartacee, poi dopo la lanciamo online, però vogliamo proprio vedere le persone sul territorio, del territorio, che raccolgono, ovviamente, queste firme. Ovviamente la gente si chiede se farete qualcos'altro davanti all'emiciclo, davanti al palazzo. Allora, la regione ovviamente è chiusa perché è andata in ferie, ci servirebbe un... Allora, intanto non è proprio a noi prossima, però si può organizzare, chiaramente spostarsi all'Aquila vuol dire un po' di difficoltà. Sicuramente al prossimo consiglio comunale, vediamo quando ci sarà, faremo una chiamata di associazioni cittadini di venire qui in consiglio comunale, non in un clima di scontro col consiglio, ma in un clima di confronto per chiedere la difesa della riserva e al comune di rivendicare il suo diritto di essere un pianificatore del territorio che è stato violato da questo consiglio regionale. La cosa però penso che vi farà piacere, che comunque anche all'interno del comune di Roseto, sia maggioranza che opposizione, sono unite su questa battaglia. Sì, allora, tecnicamente un atto del genere, cioè dove il comune rivendica, è importantissimo moralmente, è importante a livello amministrativo, ma non è probabilmente risolutivo. Ovvio. Però è comunque un primo passo, che aiuta comunque un procedimento amministrativo giuridico. Ed è comunque un segnale chiaro di quanto veramente queste persone si sono mosse con pochi, all'oscuro, di notte, senza consultare nessuno, perché non è accettabile non ascoltare nemmeno l'ente, che in teoria è pure il gestore. Poi sulle lacune di questi 20 anni sono io a sottoscriverle. Quando ne abbiamo parlato? Quando io, cioè gli agricoltori, io non faccio nomi, che mi dicono, io perché so l'ascensore, la tettoia o altre cose, perché ovviamente ho un dialogo, a volte un confronto,
Però quello che cerco di spiegare io è che il problema non è la riserva, ma com'è possibile, così come ha detto, che l'area marina nasce dopo e si attiva 10 anni fa e la riserva Borsacchio nasce prima e dopo quasi 20 anni non è attiva. Però non è attiva. Qual è il motivo per cui la politica di ambo gli schieramenti non l'ha mai attivata? Per non far vedere i benefici? Guardate Atri. Atri è il territorio collinare praticamente identico a quello che è la riserva. Qui nessun contadino si sogna di uscire perché lo vede di mano cosa significa avere più contributi, dei fondi poter calanti. Realizzare. Quindi nessuno se lo sogna. Una volta attivata, nessun contadino sognerebbe di uscire da una riserva, come non se lo sognerebbe di uscire in ogni parte d'Italia. Perché per lui, scusatemi il termine spicciolo e vi saluto, vuol dire più soldi e vuol dire più opportunità di finanziamento per creare delle strutture anche ecoturistiche. E vedremo soprattutto nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi importanti su questa tematica veramente fondamentale per il futuro, ovviamente non solo ambientale ma permetto di dire anche soprattutto turistico del comune Roseo delle Bruzze e della provincia di Teramo. Grazie a Marco Borsacchio. Grazie a voi. Presidente delle Guide del Borsacchio, lo rivedremo sicuramente nelle prossime occasioni per parlare dell'area della riserva del Borsacchio. Grazie a Fabio Fedeli dietro le camere, alla regia di Teramo. Colazione termina qui, torna domani alle ore 9 sempre in diretta su Super J sul nostro canale 16 del Digitale Terrestre. Grazie.